Torni estenuanti, carenza di personale sanitario, sovraffollamento e responsabilità maggiori rispetto agli altri reparti sono solo alcuni dei problemi che affliggono il pronto soccorso, oggetto di quella che si sta delineando come una vera e propria emergenza sanitaria nazionale. Proprio di questo si è discusso ieri nel corso della conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, a cui ha partecipato l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, che al microfono del TG8 ha ribadito l'impegno della Regione per tentare di risolvere le criticità dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi mettendo in campo strategie di intervento con azioni a breve, medio e lungo termine. Noi abbiamo affrontato il problema mettendo in atto progetti, dando la possibilità ai medici di avere una premialità, ad avere dei turni aggiuntivi, ad avere delle incentivazioni ulteriori, ma nonostante questo tipo di intervento oggi abbiamo ugualmente una carenza anche di medici. Perché tutti i bandi e gli avvisi che noi abbiamo fatto, l'ultimo ieri si è concluso nella ARS-02 sono andati deserti, per cui anche i medici non solo dell'emergenza, ma anche quelli delle discipline equipollenti non partecipano a questi bandi. Per cui è una criticità importante, che si sta affrontando anche attraverso una revisione di quelli che sono i modelli organizzativi di tutti e quattro i pronto-soccorsi. Ad esempio, abbiamo organizzato e sperimentato la possibilità che l'infermiere del triage una volta valutato il codice bianco e verde lo possa inviare direttamente al reparto di competenza. Parliamo di quei codici bianchi e verdi che voglio ricordare occupano il 50% degli ingressi e sono quelli che in effetti poi aumentano queste lunghe ore di attesa. Questi vengono appena hanno una diagnosi da codice bianco e vedi possono essere inviati direttamente in questi reparti. Si è valutato anche di poter mettere una persona che possa comunicare con i familiari che sono fuori, che aspettano. Stiamo trovando delle strategie che possano migliorare. Al massimo questa situazione, specialmente nel periodo estivo, ad esempio è rientrato l'allarme di geriatria di Chieti perché c'è stata una riorganizzazione dei vari reparti. A fronte dei provvedimenti regionali, resta però la necessità di un intervento del Governo centrale per trovare un rimedio definitivo all'Emergenza nazionale dei Pronto Soccorso, uno dei primi punti all'ordine del giorno della Commissione Salute Nazionale. Questi, diciamo, modelli che noi stiamo attuando non saranno sufficienti se a livello nazionale non si prende in carico questo problema, ma soprattutto noi attraverso dei tavoli insieme agli altri assessori a livello nazionale abbiamo chiesto di portare avanti delle linee nazionali dove non viene data la scelta al medico, ma che vengono dettati indicatori, parametri da rispettare.